Sei sorelle, anticipazioni. La tragica decisione di Francisca. Lunedì, 21 agosto 2023. Donna Dolores è pazza di dolore dopo aver perso il suo amato figlio. La donna non ha più nulla da perdere e decide di compiere un nuovo gesto sorprendente per impedire il matrimonio tra Blanca e Rodolfo. Intanto la Silva è tormentata e soffre molto per la morte del suo amato. Allo stesso tempo si convince del fatto che avrebbe dovuto confessare i suoi veri sentimenti a Cristobal, ed ora non potrà più farlo ed il medico non lo saprà mai. Don Luis propone a Francisca di sposarlo, e richiede di avere dalla Silva una risposta immediata. La ragazza invece prende tempo, perché ha scoperto di essere incinta e ha bisogno di organizzare la situazione. Francisca pensa di poter accettare la proposta per dare un futuro migliore al bambino ed anche per evitare lo scandalo che sicuramente poi finirebbe per travolgere tutta la famiglia. Francisca si confronta con Rosalia, che ha una posizione molto dura sull'argomento. La donna infatti le suggerisce di accettare immediatamente la proposta di Don Luis e rompere con Gabriel. In questo modo potrà fingere che il bambino sia di suo marito e non avrà più problemi di nessun tipo. Martedì, 22 agosto 2023. Bernardo va a parlare con Adela e le dice che il processo si terrà dopo 2 settimane. Di conseguenza devono iniziare a mettersi d'accordo per perfezionare la sua strategia di difesa. L'avvocato si impegna a fondo nel caso e fa fare anche delle prove ad Adela, perché impari a rispondere con precisione le giuste cose a chi le farà delle domande. Carolina intanto mostra il suo vero volto con German durante una lite con lui. Infatti gli dice che se dovesse cadere, lo porterà giù con sé, in quanto non può mentire perché entrambi sapevano dell'adozione illegale di Germansito. German sa che è la verità, mentre Carolina cerca in tutti i modi di gestire la madre del bambino che potrebbe fare delle rivelazioni importanti, distruggendole la vita. Elisa decide di fare un passo avanti nei confronti delle Silva dopo tutti gli attriti che ci sono stati e i suoi atti sgradevoli contro di loro. Quindi si offre di pagare il debito ipotecario sulla casa di famiglia. Le Silva apprezzano molto questo passo avanti da parte della ragazza, ma al contempo non sanno se accettare visto che, per certi versi, si tratta del denaro di Don Riccardo. Mercoledì, 23 agosto 2023. Elisa intende prendere possesso della casa di famiglia dopo aver estinto il debito ed Adela cerca in tutti i modi di farla desistere. Va a parlare con lei anche se si tratta di andare a casa di Don Riccardo e cerca di farle avere dei ripensamenti, implorandola di non cacciare di casa tutte le sorelle. Donna Dolores cerca in tutti i modi di convincere Rodolfo e Marina a passare del tempo insieme da soli. L'obiettivo è che Rodolfo c'era come sempre e tradisca Blanca, facendo saltare una volta per tutte il matrimonio con lei. Il progetto non sembra andare molto bene, dal momento che Marina pensa solo a Cristobal e non sembra essere così intenzionata a stare da sola con Rodolfo. Quest'ultimo dice alla madre di non intromettersi e le conferma che, anche dopo questo lutto che ha sconvolto la famiglia, il progetto delle nozze con Blanca rimane invariato. Blanca ormai pensa di non avere più alternative alle nozze e quindi inizia a preparare le valigie per lasciare la casa delle Silva e cominciare la sua nuova vita. Rodolfo sembra essere molto deciso nonostante l'insistenza di Donna Dolores. Giovedì, 24 agosto 2023. Miguel interpreta in maniera sbagliata un gesto di complicità tra Petra e Bernardo. Il ragazzo va su tutte le furie e si convince di cose che, almeno per il momento, non sono vere. Intanto dal canto suo German vuole riconquistare l'amore di Adela, nella certezza che lei abbia sempre avuto ragione sulla follia di Carolina e che non esista più nessun modo per ricucire il loro matrimonio, come inizialmente lui aveva pensato. Diana si accorge che Alonso continua a tenere uno strano comportamento, è sfuggente e sembra fare qualcosa alle sue spalle. La Silva è determinata a scoprire cosa sta succedendo visto che intende procedere seriamente con la relazione con lui. Blanca e Rodolfo si preparano per le nozze e tutto ormai è pronto. La presenza di Cristobal è costante per Blanca, ma la Silva accetta il suo destino anche perché ormai non potrebbe comunque più stare con l'uomo che ama. Donna Dolores approfitta dei preparativi per minacciare Blanca e dire che gliela farà pagare se andrà fino in fondo e sposerà suo figlio. Da parte degli sposi però non sembrano esserci ripensamenti di alcun genere. Francisca accetta la proposta di matrimonio di Don Luis e i due si preparano per le nozze. Venerdì, 25 agosto 2023. Rodolfo, prima di andare all'altare, intercetta una lettera che Cristobal aveva scritto a Blanca poco prima di perdere la vita. Qui il medico aveva confessato tutto il suo amore per la Silva.
Rodolfo distrugge la lettera non permettendo, quindi, nemmeno quest'ultimo conforto a Blanca. Salvador riesce a raccogliere una buona somma di denaro e la consegna direttamente a Diana, invitandola ad utilizzarla per pagare il debito di famiglia ed avere la possibilità di rimanere nella casa. Diana non sa se accettare, mentre Salvador le confessa che non ha mai smesso di amarla e che ora ha tutta la memoria di quanto è successo tra loro. Sembra però che ci sia una frattura insanabile tra loro. Diana scopre che Alonso è andato a Madrid per mettere in pratica le sue attività di spionaggio, perché lui fa la spia. Diana è colpita ma non è arrabbiata con il ragazzo. Carolina accusa formalmente German di essere stato suo complice quando hanno preso il piccolo Germansito. Voi che cosa ne pensate? Credete che Francisca abbia fatto bene ad accettare la proposta di Don Luis e che cosa succederà ora? A voi i commenti.